Bentrovati a voi tutti, eccoci al nostro appuntamento con la rubrica Insieme Oltre il 2000. Quest'oggi è tornato a trovarci in studio Don Francesco De Luca, che è il rettore del Santuario del Nevegal, che saluto e ringrazio. Un saluto a lei e a tutti i telespettatori. Con la bella stagione che ormai è iniziata ufficialmente con l'estate, il santuario è una meta davvero molto frequentata dai turisti, dai pellegrini, ma anche dai nostri residenti bellunesi che vengono sempre volentieri al santuario. Infatti vorrei subito chiederle, Don Francesco, com'è iniziata quindi questa stagione, come va la frequentazione? Si vede che il tempo del Covid è finito perché sono ripresi i pellegrinaggi. Sono state varie le parrocchie, i gruppi che sono saliti al colle per così la loro preghiera a Maria. Vari gruppi, varie le parrocchie. Ricordo ad esempio il pellegrinaggio dell'Unità di Rovigo. Per esempio, nei giorni scorsi c'è stata una parrocchia di Codroipo e sono venuti un gruppo di salesiani. Abbiamo avuto i giorni scorsi anche i capellani militari del Triveneto, solo per nominarne alcuni, e si vede proprio una ripresa della frequentazione in rapporto agli anni precedenti, che aveva subito un forte calo necessariamente. E questo è un bel segno perché, come dire, non solo la devozione a Maria, ma anche l'interesse per questa meta particolare, che è il Santuario del Nevegal, ecco, non è andata dimenticata, ma è nella memoria delle persone, dei gruppi che adesso, avendo la possibilità, riprendono questa Vengono frequentazione. un po' anche da fuori regione, quindi anche Sì, da fuori provincia naturalmente, ma fuori anche da fuori provincia, fuori regione. regione, certo. Sì, per esempio dal Friuli Venezia Giulia, come si diceva, ma anche da altre zone. Proprio perché questo è un luogo che coniuga dunque la spiritualità con la natura, con la bellezza dell'incanto Sì, circostante. questo l'architetto l'ha voluto all'interno stesso del santuario, oltre al luogo, il Colle del Nevegal, che è apprezzabile, diremo così, per i boschi, per i prati, per l'aria, no? Per le passeggiate, per la distensione che le persone possono avere. Il santuario stesso è costruito per aiutare la persona a percepire la presenza del divino, la presenza di Dio e nella natura che all'interno del santuario è proprio rappresentata da questi piccoli colli, dalle betulle, dagli alberi, no? Dalle aiuole dei fiori, come dal colle su cui ci sono le stazioni della Via Crucis, insieme all'architettura che dà un senso, aiuta a coltivare un senso di interiorità. Come diceva l'architetto, è uno spazio introverso, che per gustarlo bisogna entrare. Tant'è vero che tante persone vengono anche semplicemente da sole a fare visita al santuario, non solo per pregare Maria, ma anche per trovare un luogo che trasmette un sentimento di pace, di cui la gente ha molto bisogno. L'elemento della luce è significativo, è pregnante. Sì, l'architetto, diremo così, attraverso la luce che entra, in qualche modo invita a andare verso la luce. Il santuario all'interno, potremmo dire così, è fatto su due piani. Il piano sottostante con le pareti in pietra, segno della terra, della nostra vita nel mondo, ma è sovrastato da tutte queste vetrate molto luminose, che indicano in qualche modo verso il mondo verso il quale andiamo, quello della luce. La stessa cosa è poi ripetuta alla grotta, perché dietro Maria sono rappresentate le 12 stelle della donna dell'Apocalisse. E dal centro della cavea, che è circolare, se si guarda verso le stelle, si intravede la luce che è oltre, si vede oltre. E quando è stato costruito non esistevano ancora gli alberi che stanno sul retro e si vedeva proprio il cielo attraverso le stelle. Quindi davvero molto, molto emozionante stesso, Sì, sì, ecco, sì. l'immagine che la persona, che l'occhio può cogliere. Però
Tra l'altro ci siamo appena lasciati alle spalle, Don Francesco, il mese di maggio, che sappiamo per la Chiesa essere proprio collegato alla figura di Maria. Sì, e, ecco, il mese di maggio, oltre al rosario quotidiano che celebriamo in santuario con la comunità e con tutte le persone che si uniscono a noi, ha visto la presenza di due realtà che hanno voluto concludere l'itinerario mariano del mese di maggio proprio al santuario. Il 30 maggio è venuta la Forania Zumellese, ha ripreso una tradizione che aveva dovuto necessariamente sospendere nel tempo del Covid. Vengono con più corriere, hanno di fatto riempito la chiesa e è una forania anche molto ben organizzata, mi verrebbe da dire, nel senso che invitano sempre un sacerdote che presieda e che tenga poi la riflessione al termine della recita del rosario, e quest'anno hanno invitato il sacerdote novello della diocesi di Vittorio Veneto, Don Luca, che fra l'altro è stato molto, molto bravo. E quest'anno hanno voluto accompagnare la meditazione dei misteri con delle riflessioni tratte dal documento di Papa Francesco sulla liturgia. Ecco, abbiamo anche una fotografia, chiedo l'aiuto a Simone che ci segue in regia, dove vediamo tante persone, veramente tante persone all'interno del santuario che sono rivolte proprio in questa adorazione, forse riusciamo a vederla. Sì, e animano con il canto, e così, è proprio un momento ricco di preghiera che si conclude poi con la processione alla grotta e la venerazione a Maria. Mentre l'ultimo giorno del mese di maggio è venuta l'unità arcidiocesana. Ecco, qui intanto vediamo i concerti, questi che stiamo scorrendo adesso sono dei concerti, giusto? Allora, questo sì, il 20 maggio è stato organizzato un concerto con la presenza di due cori, il coro delle famiglie di Cavarzano e il coro etnico dei Cherubini. È stata una serata meravigliosa, non solo per la bravura, ma anche per la vitalità che hanno espresso. Era un concerto, diremo così, di beneficenza, perché in questo ultimo anno abbiamo sostenuto un progetto a favore di una, chiamiamolo così, scuola-collegio delle suore che sono nelle Vegal, che io ho avuto l'opportunità e anche la gioia di poter visitare nel mese di ottobre, in una zona a nord del Messico, in mezzo alle montagne, abitata da una popolazione indigena. E è stata l'occasione dunque per vivere un momento di gioia, di festa e anche per poter aiutare queste persone. Nel segno della solidarietà. Ecco, scogliamo ancora un attimo le immagini così le commentiamo assieme, sì. Don Francesco. Si diceva per esempio quella della comunità, questa è la comunità dell'Unità Alsi di Rovigo, giusto? Esatto, ecco, sì. Scorriamo ancora un attimo le immagini, ecco, questa era quella che ecco, si questa è proprio la conclusione del mese di maggio della Forania Zumellese. Come si vede dalla foto, hanno riempito la chiesa, e erano oltre 100 persone, 150 persone, per cui è stato una bella soddisfazione. Un bel momento. Quindi, comunque, abbiamo capito tante iniziative che ci fanno comprendere come il santuario sia un punto di riferimento, ma anche il santuario stesso aperto alla realtà circostante, certo, con varie esperienze. Sì. Ecco, un'altra esperienza che il santuario offre attraverso le casette che appartengono al santuario, l'ospitalità per persone che desiderano fare un tempo di esercizi spirituali. Sono stati vari quelli che hanno utilizzato questa possibilità già a partire dal mese di maggio. Personalmente mi sono formato nella pedagogia ignaziana degli esercizi spirituali e poi accompagno personalmente le persone in questa esperienza che è davvero di incontro con il Signore e di opportunità per una trasformazione della propria vita nel segno di una maggiore gioia, di una conquista più profonda della propria identità e anche del proprio ruolo nel mondo, insomma, nella vita concreta. E ci sono spesso persone che vengono a fare gli esercizi. Sì, ho accompagnato varie persone, ne sto accompagnando una in questa settimana, la settimana prossima verrà un sacerdote, e
a seguire poi nel mese di luglio ancora persone. Quindi un periodo molto intenso. E a luglio, dato che hai introdotto anche questo elemento, Don Francesco, ci sarà anche un momento musicale particolare. Sì. Sul Colle del Nevegal, da Valdagno verrà una associazione musicale, si chiama Progetto Musica, che organizza un campus per i ragazzi e i giovani di formazione. E questi campus in genere si concludono con un concerto pubblico. E la settimana che stiamo vivendo si stanno preparando e sabato 1 luglio in mattinata alle 10:30 ci sarà questo concerto di questi ragazzi per i loro genitori, ma per tutti coloro che decidono partecipare, che saranno presso Quindi il santuario. Quindi aperto alla popolazione, diciamo. Sì. Sono, diciamo così, giovani leve, ma che cominciano a sperimentarsi anche nella musica d'insieme. Diventa una bella occasione di condivisione, ecco, e poi naturalmente di riflessione. Infine, non possiamo anche non fare un riferimento alla biblioteca, alla nuova biblioteca, sì. Don Francesco. L'abbiamo inaugurata l'anno scorso e continua a avere, diremmo così, un suo arricchimento attraverso donazioni in genere, e per cui anche la catalogazione dei libri è sempre in fieri. E, ecco, è un punto di riferimento, ci sono persone che la utilizzano, e legato alla biblioteca allora abbiamo anche l'offerta di libri, quelli che ci vengono donati, che abbiamo doppi, o libri che, di materie che non rientrano all'interno della biblioteca, vengono poi messi a disposizione delle persone che le possono prendere. Ma è una biblioteca dedicata all'arte sacra, dedicata a Maria, così, a cinque filoni di interesse. Il primo è quello della spiritualità, con numerose opere in questo ambito. Un secondo è quello della biografia, in particolare di santi, beati, persone religiose, però in generale aperta anche a vite di personaggi, insomma del passato, ma anche di oggi, che possono suscitare interesse nelle persone. Abbiamo poi pensato due sessioni per le persone che desiderano o gustare maggiormente il territorio, per cui abbiamo tutta una sedia di, chiamiamo, studi locali nei vari ambiti della natura, dei sentieri, ma anche dell'arte, di cosa possono gustare a livello artistico nel nostro territorio. Per i pellegrini, di magari. Sì, o anche per i pellegrini. E poi una sezione di letteratura, uno che viene a fare le proprie vacanze, vuole leggersi un buon libro, distendersi un po'. Ecco, questa è un po' l'offerta fondamentale della diciamo, biblioteca, della biblioteca. Che va ad impreziosire ulteriormente questa bella realtà. Don Francesco, noi abbiamo fatto una veloce panoramica sulle tante iniziative appunto al Santuario del Nevegal, un luogo meraviglioso tra spiritualità e natura. L'invito è quello di andarci, se ancora non avete avuto modo di vederlo, di visitarlo, insomma di andare, di frequentare, perché è davvero un gioiellino in un contesto meraviglioso con una spiritualità unica. Grazie ancora Don Francesco, buona estate. Grazie a lei, e grazie ai telespettatori e appunto siete tutti ben invitati al santuario, sarete ben accolti. E a tutti quanti voi che ci avete seguito, io vi auguro una buona continuazione d'ascolto. Arrivederci.